casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store, innamorati del folletto, oggi vediamo come sostituire la calotta superiore ad un folletto VK121. Allora, per prima cosa togliamo spazzola e manico, che ora non ci servono. Poi procediamo a togliere l'unità filtro, quindi la sacca, e lo faremo grazie a un cacciavite spaccato. Inseritelo nella piccola insenatura qui di lato, fate questo movimento, sganciato un perno viene da sola. Allora, qual è il movimento da fare quando inserite questo cacciavite? È far rientrare questa piccola molla, quindi questa qui. Una volta che l'avrete fatta inserire, tirate un po' di lato in maniera tale che si sgancia da sola. Poi, una volta che si è tolta il primo perno, l'altro verrà da solo. Mettiamo da parte quindi anche l'unità filtro. Ora noi ci siamo dotati con un trapano a vite a stella, cioè un inserto a stella. Ovviamente potete utilizzare un classico trapano, un classico giravite. Procediamo a togliere le due viti poste sulla parte superiore. Mettiamo da parte anche le viti. Adesso, cacciavite spaccato, fate leva qui. Attenti qui al vetrino, cercate di farlo rientrare molto delicatamente senza fare molta pressione, se farete molta pressione lo romperete. Mettiamo da parte anche la calotta, ora prendiamo la nostra calotta compatibile, e siamo pronti. Allora, quando cambierete la calotta? Normalmente quando si rompe? Si può rompere o qui, si può rompere questa parte che è quella che fa chiudere l'unità filtro, oppure i due perni, quindi la cerniera. Prendiamo la nostra nuova calotta compatibile, la inseriamo sulla parte superiore, premete un po', fate aderire anche il filtro silenziatore. Fate attenzione anche qui sulla parte superiore dove c'è il tasto, quindi è probabile vi richieda qualche tentativo, ma non fa nulla. Allora, pronti. Nel caso in cui il vetrino non vada a posto, aiutate sempre con un cacciavite e fate un po' di leva o sulla parte sottostante o sulla parte superiore in maniera tale che rientra nella sua sede. Riprendiamo le nostre viti. Noi riandiamo con il trapano. Ovviamente, se avete bisogno di sia del giravite spaccato, dell'inserto o del giravite a croce, trovate tutto sul nostro sito. Allora, fatto questo, la calotta è stata sostituita. Per rimontarla procediamo quindi con l'unità filtro. Chiudiamo. Manico. Spazzola. Pronto, avete sostituito la calotta. Allora, vi ricordo che la calotta compatibile per VK121 è disponibile sul nostro sito www.brsor.com con il codice K0009.